Ciao a tutti, in numerosi video abbiamo parlato della sostituzione della scatola filtro di serie con una sportiva, magari in carbonio. E cosa succede? Che quando noi andiamo a rimuovere la scatola filtro e a montarne una nuova, molto spesso ci avanza di fatto un tubo. È un tubo che di serie serve a recuperare dei vapori di olio e a reimmetterli nel circuito dell'aria fresca, dell'aria pulita che sta per arrivare al motore. E quando noi chiaramente cambiamo la scatola filtro non abbiamo più dove collegare questo tubo. Allora ci sono due soluzioni, tra cui scegliere. Una, diciamo, non è il massimo, però magari è più immediata, ovvero di lasciare questo tubo libero con magari alla sua estremità un filtro piccolino, quindi sono quei filtrini che vedete in commercio a 3 euro, 5 euro, 10 euro, che in questo caso servono non a filtrare l'aria in ingresso al motore, ma a filtrare l'aria in uscita per evitare che l'olio vada fuori, insomma, non è una cosa bella, e che magari sentiate, degli odori nell'abitacolo. Questa è una soluzione semplice, non mi fa impazzire, però insomma funziona. La seconda soluzione è quella di collegare questo tubo a un piccolo serbatoio di recupero vapori di olio. In pratica il tubo va in questo piccolo serbatoio, i vapori e quindi anche l'olio si accumulano in questo serbatoio che di tanto in tanto va smontato e, insomma, in modo da permettere di smaltire poi l'olio. Vi ricordo che l'olio non va buttato, olio motore, lubrificante, non va buttato da nessuna parte. Se non sapete cosa farci, portatelo in officina. Ogni officina ha un contratto di smaltimento dell'olio, quindi portatecelo, non c'è nessun problema. Ma non buttatelo da nessuna parte. Quindi noi smontiamo questo serbatoio per recuperare quest'olio, per smaltirlo, e magari, ecco, in uscita da questo serbatoio mettere quel famoso piccolo filtrino, perché se il serbatoio si dovesse intasare e magari, insomma, i vapori dovessero uscire, abbiamo comunque che questi vengono filtrati. Se avete bisogno di informazioni più specifiche, contattateci, noi ci occupiamo di installazione, di vendita dell'airbox, di vendita del serbatoio, quindi possiamo aiutarvi sicuramente. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, li vedete qui, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, e magari anche di andare a dare un'occhiata a tutti i nostri prodotti presenti sul nostro sito www.repartoforsestore.it. Vi aspettiamo al prossimo video, ciao ragazzi!